Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 25 dicembre, ma comunque registro lo stesso, così mi porto avanti. Allora andiamo a vedere il risultato della diretta del 9 di dicembre per Manuela. Allora andiamo a schermo intero, eccolo qua, via. Allora adesso facciamo Manuela. Io ricerco il mio papà Angelo, vorrei sapere se ha qualcosa da dirci di importante e chi è con lui. Allora, il papà di Manuela, Angelo, ci sei? Vuoi dire qualcosa a Manuela? Dice, questo no, in centro la mazza, bello è. Bello è, bello che io sono qui, bello che tu mi cerchi e comunque c'è comunque questo amore tra di voi. Solo piacere. Allora, solo piacere vuol dire che comunque gli fa piacere, è ancora un piacere poter parlare e mandare un messaggio. Qua dice un privato dopo A. Non lo so, in teoria cosa vuol dire. O che quello che ascolteremo poi mi manderai un messaggio privato e mi dirai un qualcosa, o non lo so, prova un po' tu a capire, sono due le mie possibili e probabili spiegazioni, insomma. Però adesso andiamo avanti perché mi dice una cosa. Dice che è triste. Sono triste su di lei. Perché adesso dice una cosa. Che dice: Omo, suo marito viene da sé. Allora, questa mi pare che tu non sia sposata, però. Questa frase è molto particolare, nel senso che comunque non so, forse lui ha l'idea di un matrimonio, non so se tu mi pare che hai il compagno, non so bene, però più avanti dice un'altra cosa molto particolare e dice vien da sé, e questo secondo me ti dovrebbe mettere dei punti di domanda, perché più avanti dice un'altra cosa, insomma. Adesso vediamo un secondo sta situazione. Qua dice è un uomo finto. Ecco, non so, io non dico niente, insomma, vedi tu. Stella vive, non so se avevi un cane che si chiamava Stella, possibile probabile spiegazione, o non lo so, un parente che si chiamava Stella, non lo so, dice Stella vive, non so se è un cane o una donna, insomma, ecco. Comunque penso che sia rivolta a te questa cosa, se non è rivolta a te, per carità, ci sono sempre entrate che non si riescono a riconoscere. Oltre la luce, cioè Stella vive oltre la luce, vuol dire che questa Stella, che sia un cane o una persona, non so, è comunque, sta in luce, oltre la luce, il tuo papà è nella luce, e dice che comunque nella luce loro sanno, si riconoscono chi è nella luce e chi no, per una questione di soprattutto vibrazione, soprattutto di luminosità, eccetera eccetera. Beh, comunque è un discorso molto complesso e è abbastanza anche lungo, come si fanno a riconoscere tra di loro chi è nella luce e chi no. Allora, non ho sentito niente, però non vuol dire che non abbia risposto Manuela, e voglio rifare la domanda. Angelo, hai qualcosa di importante a dire a Manuela? Beh, penso che comunque l'abbia già detto quello che voleva dire, e comunque è un papà premuroso, preoccupato,
prima era preoccupato per una determinata situazione, adesso è preoccupato per un'altra determinata situazione. Ma comunque dice una cosa molto bella più avanti. E chi è con lui lì? Se c'è qualcuno con te, Angelo, dice Emanuele. Vedi? Dice bene, ma... risponde alla domanda che gli faccio, se, cioè che gli hai fatto tu, ma gli faccio io, se era accompagnato con qualcuno, se c'era qualcuno insieme a lui, e dice che comunque è da solo. E dice ti amo, una cosa molto bella, ma non solo. Ti vedo bene, nel senso che comunque... penso fisicamente, mentalmente e anche, credo, spiritualmente, ti vede bene. E dice sta più bene. Sta più bene, magari sta più bene in confronto a, non so, l'ultima volta che avevo chiamato tuo papà, o hai avuto un periodo un po' particolare che non sei stata bene o fisicamente o psicologicamente, mentalmente, moralmente, non so, vedi tu comunque, lo sai tu come sei stata e come stai, ecco. E dice, viene somaro, non lo so, il tuo papà ce l'ha con qualcuno e non voglio puntare il dito verso chi, insomma. E dice, Manu, sopra, un attimo. Dice Manu sopra mimose. Allora, Manu, Manuela, ti dice il tuo papà che sopra ci sono le mimose. Non so se piacevano a lui o piacciono a te. E ti dice, guarda che comunque la questione della mimosa è che comunque dice, guardate che sopra ci sono i fiori, ci sono le piante, ci sono tantissime cose molto belle. Anzi, ci sono cose molto più belle di quelle che abbiamo noi qui. E poi dice qui tagliolini. Non so se gli piacevano i tagliolini, e non so se è tuo papà a dire che gli piacevano i tagliolini, perché mi pare che tu sei del sud, non so, magari lui era del nord e gli piacciono i tagliolini, non lo so. Lo saprai tu se gli piacciono i tagliolini o meno, insomma, ecco. Ok, vi ho lasciato un po' di spazio per parlare, cioè... E niente, qua siamo alla fine, andiamo sul mio brutto faccione. E niente, questo è il risultato della diretta del 9. E niente, un papà molto amorevole, ti dice che ti ama, ti vede, che dice che stai bene, e però ti fa un punto di domanda su una determinata persona e vedi tu che fare, nel senso, non lo so, a me sembra che però non è che piaccia molto al tuo papà, non so, il compagno o il ragazzo che stai frequentando. Niente, anche oggi abbiamo fatto sotto i 10 minuti e sto battendo il record. No, le sessioni private sono un'altra cosa, sono più lunghe, registro più a lungo, qua ci sono 2 o 3 minuti, quindi diventa tutto più breve, e quindi però è tutto più concentrato, i messaggi. E beh, comunque vedete, l'amore non finisce mai tra le dimensioni. Un papà che prima era preoccupato, anche adesso insomma è preoccupato per un'altra situazione, e però gli dice che ti ama, ti vuole bene, insomma, ecco. E niente, al prossimo video, ciao. Allora adesso facciamo Manuela, io ricerco il mio papà Angelo, vorrei sapere se ha qualcosa da dirci di importante e chi è con lui. Allora, papà di Manuela, Angelo, ci sei? Vuoi dire qualcosa a Manuela? Allora,
non ho sentito niente, però non vuol dire che non abbia risposto Manuela. E voglio rifare la domanda. Angelo, hai qualcosa di importante a dire a Manuela? E chi è con lui lì? Se c'è qualcuno con te, Angelo, dice Manuela. Ok, gli ho lasciato un po' di spazio per parlare, eh? Cioè,